Lunedì 4 febbraio 2019, amici della Gazzetta Regionale, bentrovati per una nuova puntata di GR Review. Io sono Gabriele Ziantoni, insomma tutti i lunedì ripercorremo attraverso le nostre pagine di giornale quello che è successo nel fine settimana calcistico laziale e non solo. Con me il direttore Diego Cavaliere. Ciao Diego, ben trovato. Ciao a Saluta gli tutti. amici, vuoi salutare tutti quelli che ti conoscono anche? Saluto tutti i miei amici. Vuoi anche ringraziare mamma e papà? Ok, questo si può dire per lui, probabilmente farà qualcos'altro più avanti. Senti, prendiamo la prima pagina subito. Assolutamente. Eccola qua. Intanto ringraziamo anche Valerio De Epifanio, il nostro social media strategist, che oggi si è anche improvvisato operatore TV. Insomma, prima pagina ricca di argomenti come al solito, dilettanti, nazionali, tanta altra roba che avrete avuto sicuramente modo di leggere comprando il nostro giornale in edicola. Se non l'avete fatto, correte subito e non vi fate parlare dietro. Fatto, Deps, hai ripreso tutto? Possiamo tornare alla Ci stupenda siamo. faccia di Diego Cavaliere, che comunque ci porta Grazie. maggiori click. Senti, partiamo con l'eccellenza. Partiamo con il girone B di eccellenza. Qui abbiamo un sacco di pagine. Allora, il Tor Sapienza pareggia al 94esimo con la Virtus Nettuno. Abbiamo qui l'allenatore, insomma, che lo vediamo qui in foto, abbastanza convinto di quello che è successo, della Virtus Nettuno. Però che cosa possiamo dire? Che ha ancora 5 punti di vantaggio sull'Audace e sul Pomezia Calcio. Audace che perde in casa contro il Morolo, mentre invece il Pomezia Calcio, me l'ero scritto da qualche parte quello che aveva fatto, ma Vabbè, ce lo saprai dire te. assolutamente, Ha perso con assolutamente. l'Ausonia. Ha allungato nonostante il pareggio della Virtus Nettuno al 92esimo, continua la favola della Pro Calcio, anche perché dietro non riescono proprio a vincere, stanno facendo di tutto per non vincere, quindi ben venga per la compagine del padron Armeni, che continua, nonostante la beffa arrivata al 92esimo sul calcio di rigore, a guadagnare terreno. Nonostante, insomma, il fine settimana ricco di piogge, ricco di maltempo che ha devastato fondamentalmente la giornata del calcio laziale, non ci sono stati rinvii nel girone B. Se ho letto bene, se Assolutamente. ancora mi Mentre nel ricordo, girone un paio di rinvii, se non sbaglio, Villalba Monterotondo e Cinzia Montalto. Ma ci arriviamo tra poco al girone A, perché volevo ancora dirti che la prossima settimana si affrontano praticamente le prime quattro del girone B, perché Audace e Pomezia, le due sconfitte di questa giornata, si affrontano. Lo stesso vale per il Tor Sapienza e l'Ottavia. Beh, sicuramente un crocevia fondamentale, vediamo che succederà nel caso in cui si dovessero annullare le due seconde classifiche. Per la Pro Calcio sarebbe una grande occasione, ma sappiamo che gli azzurri di Porcelli, soprattutto con le grandi, si esaltano, quindi sarà un turno divertente per il girone B. Via. Andiamo avanti. Allora, questo che abbiamo qui? Il girone A, no, lo dobbiamo andare a prendere all'interno del giornale perché Diego non ha stampato le pagine. Mi ha Io fatto stampo le questo. pagine, Ah, dovresti farlo tu. giustamente, no, ma io non lo voglio Esatto. fare perché non so utilizzare il computer. Nel Questa è la frattempo pagina. aumentano le persone in diretta, Ciao, vi volevo salutare. Quante sono Matteo esattamente? Monteforte, Mirko Granieri, quindi insomma personaggi del calcio dilettantistico importanti. Salutiamo i ragazzi. Allora, andiamo qui al girone A di eccellenza. Due rinvii, stavamo dicendo, Villalba Monterotondo e Cinzia Montalto. E un altro E un allungo. altro allungo perché la Valle del Tevere va più 6 sul Nuova Florida. In realtà, diciamo che mantiene un pochettino il vantaggio che aveva in precedenza, perché Nuova Florida ha vinto all'ultimo istante contro l'Unipomezia una Una partita partita pazzesca. pazzesca, Porfiri, Porfiri. abbiamo visto anche le immagini incredibili. Siamo passati dall'Unipomezia che ha sfiorato il 3-1 con Ramczewski al 40esimo, e Poi poi ci ha corso proprio tanto quel ragazzo, si è arrivato ha avuto un po' di sfinito difficoltà. sul dischetto. Allunga perché perde però la Strea perde, quindi adesso il team Nuova Florida è secondo in classifica, la prima inseguitrice, però il vantaggio della Valle del Tevere aumenta di un punticino anche in questo caso. Va bene, passiamo invece alla promozione che in questo caso il nostro Diego ha stampato. Mauro Catracchia porta sempre più avanti la Corneto Tarquinia. 2-1 il risultato contro il Monticimini, doppietta di Mauro, l'ultimo arrivato, l'ultimo gol su calcio di rigore. In questo caso sì, c'è stato un allungo perché i portuali hanno pareggiato contro l'Atletico Ladispoli 1-1 e quindi la Corneto cerca di scappare. Nel girone A di Corneto, sì, promozione. aveva il sorpasso la scorsa settimana, solo la scorsa settimana è riuscito addirittura ad allungare vincendo lo scontro diretto, secondo pareggio consecutivo per la CPC, ma la classifica resta comunque apertissima. Diciamo che comunque il girone A è stato sicuramente
quello che ha regalato più emozioni in questo weekend per il campionato canadese. Possiamo chiudere con i dilettanti, andiamo assolutamente a parlare dei nazionali, partiamo dalla primavera, a parte il titolo che è abbastanza discutibile di Manuel Proietti, a, che io non riesco neanche a pronunciare, Abracangiano, cioè, c'è gente che ci ha perso proprio delle otturazioni per leggerlo, ma comunque ce lo prendiamo così, Manuel, insomma, ce lo teniamo. Ma Manuel lo fa apposta, per mettervi in difficoltà, lui piace. Allora, pensavo se sei in... No, lui gli piace proprio... qualche dentista prendere percentuali su chi Dovremmo chiedere, lo chiederemo. Comunque, 4-0 della Roma di Alberto De Rossi contro il Milan, tripletta di Cangiano, gol di Selar, Cangiano che ci ha specificato, tenuto a specificare... Che è un esterno sinistro, che però calcia perché pazzo. Rientra tripletta come aveva fatto l'andata contro il Milan, e si guadagna anche la convocazione in prima squadra, doppia tripletta contro i rossoneri, che ci faranno un pensierino a questo punto, penso, in estate, visto che ogni volta che vedono giocare Cangiano gli fa 3 gol. E convocazione in prima squadra meritata, il gol in mezzo rovesciato di ieri è di estrema bellezza, se non l'avete visto cercate i canali giusti per riguardarvi i gol, perché ne vale la pena, è un talento in rampa di lancio, ci farà divertire ancora per molti anni. Un solo rinvio anche in questo caso per il campionato di Primavera 1. Ti appassiona questa cosa? Guarda, le partite che si gioca, madonna quanto mi rende felice questa storia qui. No, perché io penso alle difficoltà, ogni volta che un campo viene allagato penso a quante pagine usciremo domenica, lunedì, è un cavolo di problema. Comunque in testa l'Atalanta con 38 punti, che ha vinto 4-2 sul Palermo, e 36 punti per il Torino, la Roma segue con 35 lunghezze, ci sono pensato in c'è. Ha accorciato. No, è comunque primissima in primavera 2. Sì, però ha accorciato sul secondo posto, che dal Torino di dal Torino di Coppitelli, ex oltretutto giallorosso, che conosciamo bene, che ha pareggiato a Genova. Hai detto Lazio? No, penso l'ho detto io, per cui andiamo a prenderci l'intervista di Paolo Negro. Ora, io so che tanti di voi si saranno incuriositi nel cercare una domanda sull'autorete, non c'è stata nessuna domanda chiaramente sull'autorete, anche perché Paolo, quando anche perché ha minacciato di attaccare il telefono immediatamente, e quindi era tipo ringraziamo, no, ma stiamo scherzando, disponibilissimo, no, anche perché Paolo è partito subito a sprombattuto, perché alla prima domanda che gli ho fatto, ma Paolo, che stai facendo in questo momento, lui mi ha risposto: non sto allenando perché non mi fanno allenare. Quindi siamo subito partiti, diciamo, che grandezza è stato un po' quello che aspettavamo da tanto, un grande campione che finalmente mettesse in luce una problematica. Parla di decine di migliaia di euro per allenare, ma allo stesso tempo parla anche di migliaia di euro per giocare, quindi allena e gioca. Si vocifera anche tra i professionisti che questa cosa accada, addirittura c'è, non farò nomi perché altrimenti poi Diego si prende la denuncia, questa cosa mi dispiacerebbe tantissimo. Non è vero? No, comunque, okay, la prendo il solito io, fantastico, lo ridere di Epifanio, rimani dritto sulla tua postazione. E si dice che in Serie B sia accaduta questa cosa, che poi il tecnico che ha pagato questi soldi è arrivato anche in Serie A, ha fatto molto bene e niente, poi ha tipo pareggiato ieri sera. Ma comunque, andando avanti, nomi non abbiamo fatti, chiaramente. No, passaggio molto interessante anche sui procuratori. Cioè, Negro arriva ad accusare questa categoria. Naturalmente noi abbiamo tanti amici procuratori che sappiamo che operano nel miglior modo possibile, quindi non è che noi attacchiamo i procuratori perché ci stanno antipatici i procuratori. Attacchiamo, diciamo, i furbetti della procura. Paolo ha addirittura sottolineato come in alcuni casi guardino prima ai soldi della famiglia piuttosto che al talento del piccolo calciatore che andranno poi a... Si parla veramente di... A curare, di cui andranno a curare l'immagine. Di squali. Pagina 4, intervista a Paolo Negro, che tra poco credo ritroveremo anche rimbalzata sui nostri social. Assolutamente. Un buon riscontro. La domani l'avremo integrale su gazzettaregionale.it, per chi non avrà trovato il giornale in edicola, però se non l'avete ancora fatto andate a comprare il giornale, perché... E Paolo Negro ha veramente aperto una problematica che adesso andremo ad approfondire con un allenatore del calcio laziale, il nostro primo ospite. Sì, primo ospite della settimana e di questa seconda puntata. Fondamentalmente sta squillando il telefono, tutto il bello della diretta, visto che siamo in diretta proprio sui canali social di Gazzetta Regionale. Questo è GR in Review. Eccoci qui, Fabrizio Paris. Ciao Fabrizio, ben trovato, benvenuto a GR Review. Ciao, siamo Gabriele e Diego, insomma, in diretta. Perché Valerio è in regia, perché poi Valerio... usiamo il suo telefono perché è più ricco, quindi
Sappiamo che non ha debiti, esatto, Diego, soprattutto Nicola ce ne ha tanti, e allora forse è il caso che usiamo altri numeri. Senti, siamo in diretta già, no? Siamo già in diretta, assolutamente. Okay. Sei pronto? Pronto. Fabrizio, che ne pensi di questa intervista di Negro? Mi sembra che per la prima volta un giocatore che comunque, un ex giocatore, un allenatore adesso, che ha un certo riscontro, un certo risalto, si interroga effettivamente sui veri problemi di questo mondo. Sì, sicuramente sono molto d'accordo. Cioè, il calcio purtroppo è diventato solo soldi, conoscenze, amicizie, i meriti contano sempre meno. Mm. A te è successo che qualcuno ti abbia chiesto dei soldi? Ma io sono un po' stomacato da questo, sono un po' rigetto ultimamente, perché dopo quello aver fatto sia a livello giovanile, nei professionisti, con l'Ascoli, arrivare alle finali scudetto, passare ai grandi, vincere coppe, campionati, finali playoff, e poi vedi allenare gente che è retrocessa, gente che stava ferma anche da quanto tempo, gente che aveva promozione, con tutto rispetto della promozione e così via, però poi vedi che è l'amico dell'amico, oppure porta i soldi, oppure Paolo Negro ha detto una cosa super giusta. Purtroppo questo è il calcio, o conosci o sei amico o c'è l'amico che porta lo sponsor, perché poi dicono così adesso, no? Fabrizio, ascolta. L'ho portato, sto carico. Ti sento, senti, ma ascolta, secondo te questo tipo di intervista avrà l'eco che tutti quanti noi ci aspettiamo, oppure pensi che cadrà nel dimenticatoio perché tutti coperti allineati? Ma se volete glielo seguito io, magari, certo. Nei giornali, perché cioè, è clamoroso, no? Io mi chiamano i giocatori che ho allenato, posso fare anche nomi importanti come Gigi Scotto, come Daniele Bianchi dell'Arte Dolce, e mi dice ma non t'hanno chiamato, non ci credo, cioè, quindi io dico la verità, che non so il tipo che mi conoscete, Valerio, mi conoscono, quindi non so il tipo che dice a me mi hanno chiamato per farsi grande, no, a me mi ha chiamato il Castiagas a settembre dopo il caso che era successo con Salini, e io certo. Purtroppo c'avevo il figlio appena nato di 10 giorni, non so quello di una settimana, non so certo. Quello andare. Chiaro, io la motivo familiare. Mi ha chiamato l'anno scorso il Monte Rosi a febbraio, e ho rifiutato per una situazione che avevo in ballo io, ecco. Vabbè. Poi non mi ha chiamato nessuno, cioè vedo che cambiano panchine, parlo giro e giro. E non chiamano chi ha vinto, non chiamano chi ha conquistato titoli. Ma no, ma e poi fanno peggio di quelli che ci stavano, cioè, ma di che parliamo? Ma non si devono lamentare. Come si può, Fabrizio, come si può arginare questo tipo di problema? Ma non lo so, io so, cioè, non vado manco più a vedere le partite. Cioè, ti stai disinnamorando del calcio, sì, diciamo. Sì, no, a questo, potete voi dire se stai dicendo cose non vere o sbagliate, cioè, un giocatore che io ho avuto a Rieti, che nel girone G dove hanno cambiato la panchina, ma mi chiamano e mi dice c'è stato il rumba, ma questo sa che fa? Cioè, di che parliamo? Succede anche in Serie A, pensa nelle categorie minori. Cioè, poi per me quello porta i soldi, quell'altro è amico del direttore, io non sono amico, perché io sfortunatamente non ho giocato a livelli alti, no? Perché poi vedo che ho affrontato spesso tecnici, chi è giocato in Serie B, chi è giocato in Serie B. Ma io credo che oltre ad aver giocato serve la voglia, serve la capacità, la voglia di aggiornarsi, di fare sotto la commerciale, ho fatto UEFA, cioè, non serve a nulla, serve conoscere l'amico dell'amico o avere l'amico che porta i soldi. Va bene, Mr. Paris, grazie mille. L'ultima di Diego. Mister, tra i vari titoli che tu hai vinto, mi piace ricordare, oggi è uscito anche uno speciale sulla Coppa Italia, c'è quello appunto della Coppa Italia del Rieti. Dopodomani c'è la finale, non so se conosci le squadre, se ti sei fatto un'idea su Cinzia e Team Nuova Florida, dici la tua, e se poi Io dico la mia, ma forse però
vederla, dai, questo ci venga a vederla. E allora magari realizzeremo con te in questa occasione proprio l'intervista su questa problematica che abbiamo affrontato insieme. Sì, sono diciamo di parte, a livello, vi dico anche a che livello, a livello di giovani, a livello di poco giocatori poco importanti, quindi tifo Cinzia. Ma così è simpatico. Diciamo ti accende la fantasia l'outsider, preferisci l'outsider. Sì, rappresenta un po' quella coppa che abbiamo vinta noi con 7 under in campo, no? Ricordiamo tutti. Assolutamente, grande rimonta sul Pisoniano. Rifacci e così via. Vittoria e rimonta. Sul Pisoniano. Sì, rimonta, sì, rimonta. Gol di Marcheggiani al Salaria Sport Village. Sì, e il poi del pareggio. Fabrizio, ti ringraziamo. Se vuoi, noi la squadra di calciotto ce l'abbiamo, abbiamo la squadra della redazione, se vuoi venire, non offriamo, hai lo sponsor mister? Cioè, a noi servono 50-60 euro quelli che servono esatto. Al campo potrebbe essere un'idea, prova a perdere mister, chi vince non viene valutato. Due retrocessioni devo fare. Grazie mille Fabrizio Baris. Ciao mister. Poi Valerio, che chiaramente è al di là dell'obiettivo della telecamera a fare servizio per noi. È il momento di far entrare un altro ospite, quindi lo chiami te, Dieghino? No, non è il momento, no? Sto saltando completamente la... io quello volevo fare. Ah, vuoi farlo scaletta. Subito? Puoi farlo subito? Assolutamente. Potremmo farlo anche insieme a lui. Assolutamente, diciamo, andiamo a parlare della semifinale di Coppa Italia. Allora io prendo... della finale di Coppa Italia. Dopo io prendo le due questo pagine. Bellissimo lavoro. Cioè, ecco, te che di là. Io prendo di qua. Queste sono pagine 2 e 3 del giornale di oggi, uno speciale sui 27 anni di Coppa Italia, abbiamo tantissime curiosità, protagonisti, sia Francesco Mancin che a Salvatore Celsa che hanno curato lo speciale in maniera meravigliosa, tutte le imprese, curiosità da Ugo Fronti a Dante Volante, abbiamo la testimonianza di Cozzi e di Mattiuzzo della primissima finale di Coppa Italia, l'unica andata al doppio confronto. Mattiuzzo, per chi non lo sapesse, io per esempio non lo sapevo, l'ho imparato a conoscere, una persona squisita, è quello che ha realizzato il 2-1 decisivo sul campo del Tanas Prima Valle, si chiamava ancora Prima Valle, ci sono tutti i marcatori, tutti i match che sono stati giocati, esattamente, tantissime curiosità. Quella famosa partita si giocò, tra l'altro segnò addirittura a Puzzo il vantaggio del Tanas Prima Valle in quella famosa comunque partita. Si giocherà all'Euro Trefontane mercoledì, fischio d'inizio alle 14:30, Cinzia e Team Nuova Florida, nessuna delle due ha mai vinto la Coppa, quindi comunque vada sarà una prima volta. Cinzia l'ha persa una finale, se non sbaglio, nel 2005, se assolutamente ricordo bene. Sì, contro, eccolo qui, contro il Cecchina segnò Ramazzotti. Su calcio di rigore. Un derby che si portò dietro tante polemiche, rigore conquistato da Re Giorgio Ricci. Grande Re Giorgio. Esatto. Lo dobbiamo chiamare Re Giorgio. E anche per analizzare la Coppa abbiamo un altro, uno che di coppe se ne intende. Sì, diciamo, qualche gol importante l'ha fatto. Di primissimo livello, che adesso sempre tramite il nostro Valerio andremo a contattare. Sto squillando, sempre il bello della diretta. Speriamo che ci risponda. Esattamente. Un po'. Pronto? Ciao Stefano, ci sei? È Gazzetta Regionale. Sì. Oh, guarda, siamo già in diretta, salutiamo Stefano Tagliarol, centravanti insomma di tantissime squadre che qualche finale l'ha risolta di Coppa Italia. Come stai, Tagliagol? Perché questo è il soprannome di Stefano. Esatto, per noi appassionati. Bene, grazie, buonasera a tutti. Buonasera a te, grazie per essere intervenuto. Stefano, diciamo, tu hai deciso una finale storica nel 2008, perché col Palestrina, sì, formazione di promozione, avete vinto la Coppa che era ancora unificata sconfiggendo il Forno in finale. Sì, sì. E poi invece hai deciso anche quella di promozione col San Cesario del 2012, mi sembra, 2010 forse. Sì, forse qualche anno dopo Palestrina. Esatto. Ci siamo, comunque, 2-0 con Rocca Secca, hai sbloccato il match, sì, insomma. Raccontaci un po', ecco, intanto le emozioni che hai vissuto nel 2008, quando contro ogni pronostico siete riusciti a battere la corazzata Formia. Sì, guarda, quella di Palestrina è stata un'annata fantastica e
è impossibile poi, tra virgolette, perché con tutte noi eravamo promozione, no? Perciò con tutte quelle squadre come Formia, Terracina, Gaeta, giocati contro Alfonsi, Santucci, insomma, Antonini, noi ecco, eravamo quasi tutti giovanissimi, eravamo un grande gruppo, però tutto ci aspettavamo meno che portarla fino alla fine, insomma, è stata una soddisfazione immensa. E quella non la scorderò proprio mai, mai, un gruppo storico, una vittoria fantastica quella col Palestrina. Allenatore Ippoliti, giusto? Allenatore Ippoliti, sì. E le avete fatte fuori tutte voi, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo in che ordine, Formia, Gaeta e Terracina, una dietro l'altra. Cioè, Formia in finale. Prima era stata il Terracina, perché se vincevi andavi in semifinale, perché era il gironcino da tre e abbiamo superato quella, è stata indimenticabile, avevo 38,5 di febbre e feci il 3-2 perché Antonini aveva fatto due gol del pareggio, perché vincevamo, poi due pari, doppietta di Antonini, il papero, e salutiamo. Poi 3-2 mio, e poi c'è stato il 3-2 mio che insomma ci ha fatto andare in semifinale, e la semifinale abbiamo incontrato il Gaeta e Marco Neri, il mio fratellone di calcio storico, ci mandò in finale con gran gol dei suoi contro il Gaeta, e poi arrivò il Formia in finale e feci il gol io decisivo, diciamo, ma grazie sempre a tutti i compagni, insomma. Neno, ma come... giustamente io chiamo Neno vecchie reminiscenze. Neno, sì, senti, sì, ma come si vivono le ore antecedenti alla partita? Cioè, con quale tipo di emozione, con quale tipo di atteggiamento? Guarda, comunque c'è un'adrenalina che è inspiegabile. Poi, quando sei più giovane, soprattutto, c'è questa adrenalina che è bellissima, che insomma ti carica e non vedi l'ora di tirarla fuori. Magari da un po' più grandicello, con l'età, magari la gestisci in un modo diverso, cerchi di aiutare insomma il giovane. Però io ricordo che ero una via di mezzo, tra virgolette, perché parliamo di tanti anni fa, e avevo questa adrenalina che poi in campo, ecco, è servita a portare a casa la vittoria, perché lì dentro io ho corso come un matto, e penso che sia la cosa più fondamentale in una gara secca, una finale dove tu devi dare tutto il tuo cuore e gambe, insomma, ecco, e testa soprattutto, perché pure quella serve, però quello è la cosa principale, dai, l'adrenalina la vai a sfogare, è tanta roba. Neno, senti, ma la vittoria al 94esimo del Nova Florida, no, ieri contro l'Unipumezia, sì, può togliere, che cosa fa? Toglie energie o dà energie? Sicuramente le dà, perché contro una grande squadra, perché ho visto anche immagini e devo dire che io poi seguo e non seguo la domenica, perché poi mi comincio a concentrare verso quell'ora e certo. Ho visto le immagini e secondo me li ha caricati tanto. Ho capito. Quindi diciamo che secondo te domani, mercoledì, il Nuova Florida favorito? Ma guarda, penso di no, non può bastare questo, nel senso, non, certo. Ormai tutte e due in una partita, una finale, secondo me sono diverse, no? La finale è secca, perciò ripeto, chi ci metterà più cuore, più gamba e testa, insomma, la porta a casa. E dire favorito Florida non me la sento, ma neanche il CIT, perché so come funzionano le finali e non conta nulla la classifica, non conta nulla il campionato da come stai messo. Soprattutto visto quello che è successo proprio nel 2008. Senti Stefano, ti faccio l'ultima domanda, vorrei che, visto che abbiamo questa occasione, tu nel 2008 puoi ricordare ai nostri ascoltatori quanti anni avevi? 2008 forse 25-26. Quindi tu 25-26 anni giocavi una finale di promozione, vorrei che ti rivolgessi ai giovani, perché tu poi sei arrivato con grande sacrificio e grande forza di volontà nei professionisti. Quindi mi piacerebbe ecco, che tu spiegassi ai ragazzi cosa ci vuole, non arrendersi mai, perché molte volte quando uno gioca in eccellenza, in Serie D, pensa che da quel circolo non si uscirà mai. Invece tu sei la grande testimonianza che si può arrivare col sacrificio anche più avanti. Assolutamente sì, hai detto benissimo tutto tu. E quello che ripeto negli ultimi anni ai giovani, che so
sono anche abbastanza agevolati ormai, no? Con questa cosa di trovarsi a giocare soprattutto in Serie B, in Eccellenza, insomma, prima no, non lo era, ce n'erano di meno se non sbaglio, ma comunque era difficile, se non eri forte non potevi entrare in un contesto del genere. Ora loro si trovano in un contesto dove magari tanti di noi, tanti anni fa magari non potevano starci, e arrivarci comunque era difficile, molto più difficile. Io quello che ripeto sempre è che non devono mai mollare, e se si trovano già 3-4 anni sulle spalle di Eccellenza, Serie D, con giocatori importanti, devono rubare con gli occhi, devono crederci, devono sognare, perché quella è la cosa fondamentale, perché poi se c'hai la passione dentro alla fine riesci ad arrivare. Io penso che questo è stato il mio piccolo percorso, insomma, il mio piccolo consiglio è questo a tutti i giovani che non devono mai mollare, insomma. Sei stato fantastico, Stefano, ti ringraziamo. Grazie a voi. A presto. Grazie mille a Stefano Tagliarol, detto anche, insomma, Tagliagol, perché detto meno, anche nero, sì. Non penso non lo si siano mai incontrati. Ma no, Gabriele si prende questa libertà. Sì, poi ve ne accorgerete. Credo che sia nel mio ruolo comunque poterlo fare, per quello farò. Adesso abbiamo il grandissimo. Adesso non lo faccio più. Non lo faccio più, allora. Abbiamo il grandissimo ospite di questa puntata. Però l'abbiamo pagato. Fai vedere quanto. Ah, tantissimo, proprio l'editore. Lo chiamiamo con noi. No, adesso a parte gli scherzi, andiamo a chiudere questo speciale sulla Coppa Italia di Eccellenza con il nostro responsabile di categoria, Francesco Mancin, che ha azzardato. Vieni Francesco, eccolo qua. Intanto saluto tutti gli amici di Gazzetta. Eccolo qui. Ha azzardato quelle che dovrebbero essere le formazioni che andranno in campo mercoledì. Altre puntate. Ora Francesco ce le descrive, nel frattempo benissimo, Valerio sì. Ci fa la riga. Allora vai. Abbiamo giocato un pochino con quelli che potrebbero essere gli schieramenti iniziali, partendo dal Cinzia di Panno. Abbiamo proposto un 3-5-2 e con Sciarpa. Abbiamo proposto noi a Panno. Poi non sappiamo se Panno sarà. Poi non sappiamo se il mister riprenderà il nostro. Francesco, secondo me è giusto come suggerimento. Allora. Okay. Secondo me sì, secondo me in particolare. Parla per te, perché parlo per me. Io lo dico dopo la partita. Allora, iniziamo dal portiere, che dovrebbe essere sicuramente Sciarra. E linea a tre di difesa con Di Mauro al centro, Silvagni centro-sinistra e il giovanissimo De Angelis a centro-destra, questo giocatore classe 2000 che la particolarità è che ha esordito in Eccellenza proprio contro il Team Nuova Florida in campionato 2 giornate fa e si è comportato davvero bene. Da quel momento la semifinale di ritorno a Forano, giocando anche lì una grandissima partita. E quindi penso che Mister Panno possa riproporlo nella linea arretrata. E a centrocampo un centrocampo volto con il capitano Bartolo in cabina di regia, ai suoi fianchi Blandino e De Gennaro, mentre sugli esterni Rocco e Sisto Paoli. Davanti è insostituibile il bomber Alessandro Di Mario, al quale potrebbe essere affiancato Matteo Mortaroli, anche se, e vi dirò di più, Mortaroli potrebbe essere una carta da giocare anche a partita in corsa e a questo punto, siccome il grande squalificato di questa finalissima sarà Gianmarco Scacchetti, quindi non sarà assente, potrebbe anche darsi che Panno opti per una sola punta, quindi soltanto Di Mario al centro dell'attacco, linea difensiva a 4 con Sisto Paoli che arretrerebbe e al suo posto la Bagnara. C'è uno squalificato anche del Team Nuova Florida, molto importante. E ricordiamo che nel Cinzia non ci sarà neanche il difensore amico, anche gli squalificato. Diceva bene Diego che anche nel Team Nuova Florida non ci sarà un giocatore molto importante per il gioco biancorosso, ovvero il centrocampista Enrico Citro. E, per i biancorossi abbiamo pensato insomma il modulo classico marchio di fabbrica di mister Andrea Bussone, un 4-2-3-1 con Giordani tra i pali, Moretti largo a destra, De Marchis a sinistra, i due centrali Scardola e Tamburlani.
in mezzo al campo Pallocca insieme a Dybala, che a questo punto dovrebbe prendere appunto il posto di Citro, i tre dietro la punta che ipotizziamo possa essere Mazzella, che sono abbiamo pensato Giusto e a sinistra, Piero a destra, con T6 a fungere da classico trequartista, classico 10, appunto in sostegno di Mazzella. Ecco, quindi questi sono i tuoi consigli. Vai. Per i due sbilanciati con allora con il pronostico. Attenzione, il pronostico, ecco, ecco. Mancio ci becca quest'anno con i pronostici, quindi io non lo farei perché... con Diego abbiamo un conto aperto, esatto, ne parleremo in futuro. No, esatto. Io non mi sbilancerei sui pronostici, non vorrei che poi dopo uno dei due dici che hai portato male. Sicuramente, come diceva anche prima Stefano Tagliarolla, una partita che no, sicuramente dal sapore particolare, quindi è difficile anche fare dei pronostici, entreranno in ballo tantissime varianti. Certo, il team Nuova Florida se, sulla carta uno squadrone, non si può negare, che non nasconde di voler vincere, esatto, che inoltre non nasconde di voler conquistare la D tramite il campionato. Però vorrei sottolineare un fatto, che il team Nuova Florida viene sì dal, come abbiamo ricordato anche prima, dalla clamorosa rimonta con l'Uni Pomezia, questa vittoria al photo finish, mentre il Cinzia ha giocato soltanto 40 minuti contro il Montalto e non ha giocato nel turno precedente, che ha osservato appunto una giornata di riposo per che avrebbe dovuto giocare contro il Città di Palombara, perché sappiamo che i Sabini si sono ritirati dal campionato, e quindi magari potrebbe avere nel serbatoio tirata al lucido, diciamo, qualche energia in più, ecco. No, questo è anche vero, è anche vero, però il fatto che se non giochi magari puoi arrivare anche un po' con le pile scritte. Esatto. Grazie mille a Francesco Mancini, che resta qui con noi per i saluti finali. Sì, allora arrivano saluti in diretta: Roberto Coscia e Damiano Marcaccini. Roberto Coscia Damiano, saluta in un momento in cui ci stavamo facendo un po' più seri, sì, sì. Perché abbiamo due ricordi, sono il 2 e il 3 febbraio, sono due date un po' sfortunate per il calcio laziale. Il 3 febbraio di due anni fa, in un incidente stradale drammatico, è venuto a mancare Matteo Balistreri, che era proprio uno dei ragazzi di Roberto Coscia all'Ostia Mare, e l'altro ricordo è naturalmente quello di Alessandro Pini, che il 2 febbraio, l'undicesimo anniversario della scomparsa del piccolo Alessandro, un grande saluto a Claudio e Delia, che dal loro dolore hanno trovato la forza di creare qualcosa di unico per salvaguardare la salute anche di tutti i vostri figli, parlo ai genitori che ci stanno, anche ci stanno seguendo, di tutti i ragazzi, la nostra salute anche, esatto, e anche dei calciatori che ci stanno seguendo. Mandiamo un abbraccio a Claudio e Delia, e chiaramente anche alla famiglia di Balistreri, perché questi sono ragazzi che rimarranno ragazzi per sempre. Questa è forse la più grande delle tristezze, oltre alla scomparsa, insomma, della persona. Va bene, cerchiamo di tornare un pochettino con il sorriso e salutiamo il nostro cucciolo, no? Salutiamo Simone Scibetta, che sicuramente sarà in diretta. Fai bravo, eh? Salutiamo Valerio De Pifagno, che è cabina di regia, se così la possiamo chiamare. Tutti quelli che diciamo sono in cabina di regia, che è bellissimo. Poppi Bonnici, poi Fabrizio Paris, che è intervenuto per parlare della questione allenatori con la valigia, come si dice in gergo, e soprattutto Stefano Tagliarol, che ha risolto diverse perché non li ha sentito in diretta. Suggerirei a qualsiasi giovane under che gioca in D eccellenza e promozione di riascoltare le sue parole, perché i sogni si possono realizzare sempre, l'importante è crederci. Grazie mille a Diego Cavaliere. Grazie mille a Gabriele Ziantoni e a Francesco Mancin. Ciao ragazzi. Appuntamento con GR Review è rinnovato la prossima settimana, quindi a questo punto lunedì 11 febbraio. Il prossimo lunedì ci ritroveremo sempre intorno a quest'ora, più o meno ora di pranzo, per nuovi ospiti, nuove notizie, chiaramente per commentare in diretta tutto quello che è successo nel calcio regionale. Ciao a tutti, fate i bravi. Ciao.